Il progetto delle abbazie europee nasce dall'intenzione di Proposta Vini di selezionare e di conservare dei saperi, dei vini, dei vitigni millenari. Dopo la caduta dell'impero romano, i monaci, le abbazie europee sono riuscite a far rinascere il vino. Le abbazie non erano solo centri di culto e di meditazione, ma anche centri di ricerca e di studio di come perfezionare l'attività agricola, anche vitivinicola. Pensiamo solo a Dom Pérignon, un abate, un monaco benedettino del Settecento che è riuscito a inventare lo champagne. Migliaia di abbazie sparpagliate su tutta l'Europa, comunicanti tra di loro in latino, sono riusciti a mantenere, rivitalizzare la viticoltura che era già presente in Europa. Hanno conservato vecchi vitigni, vecchi vigneti fino ad oggi. Infatti abbiamo 8 realtà di 8 paesi europei che vanno dalla Slovenia fino alla Grecia. E sono proprio stati i benedettini, ma anche i certosini, anche i cistacensi a diffondere nel Medioevo la cultura del vino tramite questa rete di abbazie. Sono stati fondati quindi tutti intorno al 1100 e i monaci tuttora sono attivi in vigneti, in terrazzamenti costruiti da loro, dai loro predecessori di 900 anni fa. Questa gamma comprende anche uno spumante. Abbiamo un metodo classico realizzato da Stift Admont in Slovenia. L'abbazia di Admont si trova nell'attuale Stiria, ma già nel 1200 acquistò dei terreni, dei vigneti nella vicina Slovenia, dove oggi ancora vinificano e producono questo metodo classico a base di Furmint, nome che è più famoso, più conosciuto, perché anche, esiste anche in Ungheria. In Slovenia invece si chiama Sipon. Di questo vitigno abbiamo anche la versione ferma, senza spumantizzare. Uno dei posti e dei vigneti forse più particolari è quello del Stift Altenburg. Qui andiamo nel Weinviertel, zona molto vocata ai bianchi, al Grüner Veltliner in Austria. Abbiamo una realtà fondata sempre dai benedettini intorno al 1100. Questi vigneti si trovano su un deposito di alghe marine di 20 metri di profondità. La zona era sotto il mare milioni di anni fa. Questo terreno è estremamente ricco, estremamente minerale, e questo bianco Grüner Veltliner di Stift Altenburg è di una espressività molto rara rispetto a altri vini vitigni. Proseguiamo il viaggio verso la Svizzera, che è un paese, anche lì i cistacensi hanno fondato le abbazie intorno al 1100. Ancora adesso lavorano sui vitigni e sui terrazzamenti sul lago di Losanna, dove si rispecchia bene il sole che prende tutto il giorno. Lo Chasselas si esprime in modo molto molto particolare, il bianco più tipico della Svizzera. Dalla Svizzera passiamo alla Francia, abbiamo 2 realtà francesi, una a Colmar in Alsazia, dove l'ospizio dello Spirito Santo, fondato nel 1100, aiutava i pellegrini nel viaggio dall'Occidente verso l'Oriente. Ancora oggi i monaci producono vini come il Riesling e anche il Gewürztraminer. La seconda realtà francese si trova proprio davanti a Cannes, sulla costa azzurra, su un'isoletta chiamata anche Abbaye de Lorrain. Lì abbiamo un bianco a base di Chardonnay e
clarinet, tutti i vini bianchi, espressivi, ricchi di profumi del territorio. Il prossimo viaggio lo facciamo per arrivare anche in Germania, zona vocata al Riesling. Abbiamo un Riesling di Stift Eberbach, fondato nel 1100 da Bernardo di Chiaravalle, uno degli abati più significativi per la costruzione della rete di abbazie europee. I vigneti di 900 anni fa ancora adesso vengono coltivati e sono ancora adesso in uso, e proviamo un Riesling che ormai dopo 4 anni ha un'espressività, un idrocarburo molto molto evidente. Un altro viaggio lo faremo in Ungheria, zona vicino a Balhalma. È un'abbazia fondata nel 960, sempre da Benedettini. Ancora oggi anche lì i monaci producono vini sia bianchi che rossi a base di vitigni francesi. Per quanto riguarda i rossi, abbiamo soprattutto l'Alto Rioja, la Spagna, con la cantina San Milan. Lì abbiamo proprio un Grenache e Tempranillo fatto sia come crianza ma anche come Rioja Riserva. Completiamo il nostro viaggio in Grecia, al Monte Athos, sul Peloponneso, un convento ortodosso ancora adesso produce un vitigno che già Aristotele definò uno dei suoi vini preferiti, Limnio. È un'abbazia ancora tuttora vocata alla produzione di vini, e il rosso viene poi cuvettato col Cabernet Sauvignon. Questa è una breve carrellata su questi 15 vini. Aiutiamo queste abbazie, questi monaci a mantenere in vita la loro attività, anche molto limitata, sono poche bottiglie, sono attività non industriali, e spero di avervi spiegato questo progetto che di sicuro vale la pena provare e assaggiare questi vini. Grazie per l'attenzione.